Vediamo come possiamo utilizzare ChatGPT per progettare un'attività che preveda la realizzazione di un podcast e come questa attività può essere progettata su diversi livelli di accessibilità. L'argomento del podcast è un'intervista immaginaria ad Anna Frank e ha come obiettivo quello di promuovere una migliore comprensione della storia per non ripetere gli errori del passato e promuovere la tolleranza. Per realizzare questa attività ho utilizzato un'istruzione che fa riferimento al Cognitive Verifier Pattern, ovvero il modello di verifica cognitivo. Questo tipo di istruzione prevede che io fornisca un argomento a ChatGPT e poi gli chieda però di farmi una serie di domande che la aiutino a capire meglio la mia richiesta e quindi darmi una risposta il più possibile funzionale allo scopo. Questa è l'istruzione che ho scritto. Crea lo storyboard per un podcast didattico che simuli un'intervista immaginaria ad Anna Frank per bambini di 11 anni. Prima di creare lo storyboard, fammi delle domande che ti possano aiutare a capire meglio la mia richiesta. ChatGPT quindi mi fa una serie di domande che riguardano diversi parametri utili alla progettazione del podcast. Questi parametri fanno riferimento al contesto didattico, allo stile del podcast, alla lingua, tono, alla struttura del podcast, ai partecipanti, quindi a quello che è il target del mio podcast, alla durata e agli obiettivi educativi. Questa è stata quindi la mia risposta. Ho semplicemente inserito il numero della domanda e poi ho scritto la risposta. 1. È incentrato sull'insegnamento della storia della tolleranza. 2. Voglio uno stile coinvolgente, incorpora elementi di suspense e drammatizzazione. 3. Riguardava la lingua, la terza domanda, ho scritto ovviamente italiano, tono informale. 4. La quarta domanda riguardava le fasi del podcast, che io ho così suddiviso: introduzione, intervista, conclusione. 5. Nella quinta domanda, ChatGPT mi chiedeva se il conduttore del podcast fosse un personaggio in particolare oppure un conduttore generico. 6. La durata del podcast, tra i 2 e i 3 minuti. 7. Obiettivi educativi, comprensione della giornata della memoria per non ripetere gli errori del passato, tolleranza, rifiuto della guerra. Bene, una volta fornite queste indicazioni, ChatGPT mi ha fornito lo storyboard per il mio podcast, che è inizialmente uno storyboard molto generico. Questo storyboard può sicuramente essere utilizzato per poi chiedere ai ragazzi di sviluppare loro le diverse scene e frasi da registrare nel podcast. Posso però chiedere a ChatGPT di sviluppare l'attività su un livello successivo e quindi chiedergli anche di generarmi esattamente le domande che il conduttore farà ad Anna Frank, ma senza le risposte. Quindi questa è stata l'istruzione che ho inserito di seguito. Forniscimi le domande che il conduttore pone ad Anna Frank, ma non fornirmi le risposte. A questo punto, ChatGPT mi fornisce una serie di domande. E queste domande possono poi essere ulteriormente personalizzate dalla classe, ma soprattutto saranno i ragazzi a creare le risposte immaginarie di Anna Frank. È chiaro che per fare un lavoro di questo tipo deve esserci a monte anche tutto il lavoro dedicato alla giornata della memoria e alla vita di Anna Frank. Posso poi aumentare ancora il livello di accessibilità e chiedere a ChatGPT di fornirmi anche le possibili risposte di Anna Frank. Questa è stata l'istruzione quindi che ho inserito di seguito. Adesso forniscimi anche delle possibili risposte. Vediamo alcuni esempi. Per esempio, hai mai immaginato che il tuo diario sarebbe diventato famoso? Questa è la risposta immaginaria di ChatGPT. Nessuna idea, scrivevo per me stessa, per non impazzire nella clandestinità. Non avrei mai immaginato che le persone in futuro avrebbero letto le mie parole. Chiaramente, anche in questo caso, i ragazzi possono ulteriormente personalizzare le risposte. Una volta poi definiti e ottimizzati i testi, il podcast può essere recitato e quindi registrato. Ho chiesto quindi a ChatGPT di suggerirmi anche una possibile conclusione per il mio podcast.
ChatGPT non solo mi ha fornito il testo del conduttore, ma mi ha anche suggerito degli elementi audio da integrare, come per esempio una musica conclusiva. Per registrare il nostro podcast potremo utilizzare uno strumento gratuito e molto semplice da utilizzare come Audacity, che ci permette anche di integrare facilmente degli effetti sonori. Il tutto poi può essere pubblicato utilizzando un'altra piattaforma gratuita che è direttamente collegata ad Audacity, che è audio.com.